Esiste un marchio di trattori che agli albori nasce da una costola di Kubota, costretta a cedere questo ramo di produzione per motivi di antitrust. Mezzi progettati e fabbricati interamente in Corea che vanno dalla produzione del motore fino ai tubi e a ogni bullone. Il loro volume di produzione è superiore a molti brand europei, con più di 100.000 unità prodotte in un anno. La loro incidenza nel mercato europeo è notevole grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo e per ora la gamma include macchine fino a 110 cavalli che li inquadra più come trattori aziendali che da pieno campo. Nata come Daedong, la Kioti è partita dai motori per passare successivamente a trattori e mietitrebbe, arrivando nel 1985 negli Stati Uniti col marchio Kioti o Coyote, detto all'americana, che significa coyote. Dal 2020 sbarca in Europa, mercato nel quale è leader con un'ampia gamma di trattori compatti. Il marchio Kioti oggi è un quasi full-liner, dai trattorini compatti per la manutenzione del verde a quelli per hobby farmers, passando per gli skid loader fino, ovviamente, ai trattori aziendali. E proprio di questi ultimi andremo a raccontare in questo video con la serie HX, declinata in trattori che vanno dai 90 ai 115 cavalli. Kioti propone motori realizzati dalla stessa Kioti Daedong, dei 4 cilindri turbo Stage 5 da 3,8 litri. Per tutti i modelli è disponibile un Power Boost con 10 cavalli supplementare, oltre a una memoria RPM che permette di selezionare due velocità comprese fra i 1050 e i 2200 giri al minuto. La serie HX ha un cambio meccanico 32 velocità avanti e retro. La Elo è di serie, così come l'inversore elettroidraulico sotto carico, e si può cambiare marcia senza utilizzare il pedale della frizione grazie al pulsante sulla leva del cambio. Essendo un trattore utility, è stato allestito con un buon sollevatore posteriore da 4.400 kg, mentre l'anteriore è opzionale e c'è un impianto idraulico da 75 litri al minuto con 8 distributori. Con una massa di 4.428 kg il trattore si presenta davvero maneggevole grazie a un passo di 2,41 metri e a un angolo di sterzo davvero contenuto. Ha una elevata aderenza grazie all'assale anteriore con differenziale LSD e blocco del differenziale meccanico al posteriore. Con la serie HX è stata lanciata una cabina ampia e luminosa dotata di un tetto apribile panoramico che agevola le operazioni con caricatore frontale e dispone di un volante regolabile e telescopico. Il sedile premium a sospensione pneumatica assicura elevato comfort. Il monitor touch da 7 pollici integra Farm Navigator e Isobus, mentre il bracciolo multifunzione è orientabile per la massima comodità d'uso della leva del cambio. Inoltre il nuovo joystick permette di controllare due distributori idraulici. La cabina a 5 montanti è dotata di clima, prese USB e assicura ampia visibilità grazie ai generosi pannelli vetrati. Ci sono gli specchi retro telescopici e fino a 8 fari da lavoro LED per operare in totale sicurezza anche di notte.